che ha quell'attrezzetto che abbiamo visto prima e che ha detto subito che venga, venga qui, così ce lo mostriamo meglio. Allora, questo, venga, venga qua. Questo è un apparecchio che le ha detto è stato brevettato in Israele. Questo è Dove? un brevetto militare israeliano, è stato poi importato in Europa, viene distribuito dalla nostra azienda. L'apparato ha una attendibilità dell'80%. Non lo vendono. Naturalmente, sì. No, dico, non ne venderete pochi. Sennò è finito il gioco. Naturalmente per vedere se uno dice la bugia, che cosa bisogna fare? Bisogna essere in un contesto, insomma, silenzioso, in un posto silenzioso. È Se possibile loro stanno zitti utilizzarlo? funziona? Probabilmente sì. Provi, vediamo un po', perché c'è Simona che voleva sottoporsi alla prova della verità. Venga, venga, Mi batte dai. il cuore subito, Ti immagini cioè non c'è bisogno. Cioè, per dire la verità tu rischi un infarto, sei No, talmente abituata se a dire dico le una bugie. bugia, purtroppo, la metafora del naso che si allunga, a me batte il cuore immediatamente e mi tremano le gambe. Quindi quando dico una bugia entro in uno stato di agitazione molto forte. Quanto impiega Sinceramente, ma ma come. circa 10 secondi per calibrarsi, però Calibrarsi. poi bisognerebbe anche sapere un po' della vita privata della persona, naturalmente non Cioè, devi dire sapendo che tutto. domande Devo porre. Mi farlo. rimane un po', diciamo, Cioè, come difficile. funziona? Cioè, bisogna fare delle domande alla macchina. No, alla No, persona. alla persona. E la macchina come reagisce? La macchina si calibra, ecco, per esempio adesso si sta calibrando. Nel momento in cui ha finito la calibrazione, in questo istante, si possono fare alcune domande alla persona generiche, tipo come stai, che cosa hai E fatto lei? oggi. Perfetto. La macchina, Provi, l'apparato. guardi, provi con Simone, vediamo che Su, succede. che cosa mi vale niente? Vediamo se funziona, così Vediamo se tanto per funziona. farlo. Ma cosa per sapere se io sto dicendo la verità o meno? No, la macchina No. segnala. La macchina segnala. Certo, allora vada. Ma a me faccio così, è una cosa tremenda. Diciamo che la distanza deve essere Silenzio, Ah, ma dice. abbastanza, ma lei me lo può Silenzio. prestare che lo porto a casa questo? Volentieri. Silenzio, perché sennò la macchina non si concentra. Cioè, si può stare così a distanza che stanno ascoltando. Sì, circa un mezzo metro. Beh, dovrebbe dirmi qualcosa però, nel E cosa vuole che senso. le dica? Una bugia? No, una bugia No. adesso no, perché la dobbiamo calibrare, però è Non ti ha tipo che fatto cosa ha fatto niente. oggi. Ah, purtroppo sono stata a letto tutto il giorno perché mi girava molto la testa. Ho L'altro? mangiato pochissimo. Ho parlato al telefono con mio marito. E ho consolato mia madre. Continui perché non si è calibrata a Ho metà. Ecco, cercato di scrivere adesso si sta senza calibrando. riuscirci. Ho rinunciato a 3 cioccolatini. Ok, adesso si è calibrata, perciò Sono una giornataccia, confermo. una giornata tipo. Era una giornata Era tipo. una giornata tipica, però. Bisognerebbe adesso sapere qualcosa nel contesto privato, perché non saprei che domanda porre. Cioè, nel senso. Per vedere se Se dice la guarda il bugia o Grande la Fratello, verità. volevamo Porti gli sapere avvocenti. Ecco, mi chieda se guardo il Grande Se guarda il Fratello. Grande Fratello, volevamo curiosi Guarda di il Grande sapere. Fratello? No, non ci riesco. Come mai? Mi annoia profondamente. Bugia. Ecco, come sei? No, no, giuro, Come sei giuro che no, no, capito? chiamate mio marito per. Si è scaldata la No, no, mela. chiamate mio marito per favore che mi testimonia questo perché dice che è una bugia, Calmati. che io mi annoio. Guarda, sì. No, ve lo giuro, guardate, ve lo direi, Del resto io credetemelo. non so, Allora, dice ha detto che è una bugia, no. però segnalo una bugia. Parla Ma invece era la verità. alla fine, Ti guarda il giuro la Grande verità, ma Fratello, mi signora, spiega l'hai perché? visto? Lei Perfetto, sì, lo stress, misura anche lo stress della persona. In questo istante lei è Che molto, giornata diciamo, una via di mezzo, un meravigliosa. 50% Lei è stressatissima, guarda, No, io non lo lo guardi sono proprio, sempre, perché sono molto lo vedo emotiva, però. dalla Ma lei cosa parificetta, sente di me? L'ha il no, io non cuore? sento nulla, è la macchina, dice la macchina che Sì. cosa Allora, sente. sostanzialmente andiamo al sodo. Lei va a suo marito con questo attrezzo in mano, dice che hai fatto oggi pomeriggio Ma dalle 3 alle 5 che non Beh, rispondevi no, al sì, appunto, telefono. bisogna prima calibrarla, dopodiché facendo delle Esattamente, domande, però di lei questo sa genere? veramente se il marito Sì, è andato al esatto. No, calcetto o lei non lo no. sa, sospetta che il marito le ha detto Questo vada al io lo calcetto. Va Per vedere se è vero, lei dice, oggi tu dalle 3 alle 5 ti ho chiamato, avevi il cellulare staccato, dove stavi? E lui Certo. dice, è andato a giocare a Ma questo calcetto. chi lo sa? A quel punto la mela Ma si dimezza e quindi significa che non Sì, è andato diciamo che cosa si lavora sulle dimezzano, no? vibrazioni Sì, sulle vibrazioni della corde vocali, sì. voce? Dello Ah, però stress lei della deve pensare anche che io persona. sono un'attrice e quindi la mia voce la riesco a controllare. Certo, è chiaro che la voce fa parte Calmati. delle emozioni, comunque Ma risponde alle questa è emozioni, anche però. preparata, cioè solitamente si utilizza in un modo, diciamo, occulto, cioè viene.
nascosto, non viene proprio messo come un microfono. Molto interessante. Di questi se ne vendono molto per i colloqui preassunzionali, molte aziende ce li chiedono. Certo. Ah sì, eh? Sì, poi non lo so. E le aziende come fanno a conoscere la, la storia? Conoscono un curriculum? Ah, sicuramente sì, avranno delle informazioni. Non è più facile basarsi su ciò che percepisci. Sui segni. Hai bisogno di una macchina. Ma comunque le macchine in sé per stesso, cioè nessuna macchina è attendibile. Credo che il voglia dire qualche meccanismo. Anche il poligrafo che viene utilizzato in America non viene... Secondo te nei rapporti sentimentali, scusate, nei rapporti sentimentali l'uso di questo attrezzo, piccolo attrezzo diabolico, quale influenza potrebbe avere? Beh, esattamente come una bugia maldetta. E vogliamo seppellirlo, quell'aggeggio? Sì. Ecco, non so, facciamogli un delizioso funerale. Troppo pericoloso. Allora, Federico Circi, gli altri Pinocchio. Ne abbiamo visti due, vediamo gli altri. So camminar e so ballar. La favola di Pinocchio, firmata Disney, esce nelle sale quando il mondo è in piena guerra. Siamo nel 1940 e il cartoon di Pinocchio è il secondo lungometraggio animato della storia del cinema. Per realizzarlo, Disney utilizza una vera marionetta, un